Ciao ragazzi, sono pochissimo a nord del paese di Foggia che vedo il cartello qui davanti, le prime case. E oggi praticamente cambierò itinerario per arrivare alla stessa meta. La zona sarebbe quella del Monte Fiore, però oggi voglio andare dal Monte Castelgommerto. Ora anzi, chissà che il terzo tentativo sia quello buono per vedere questo fantomatico monte che sembra più complicato del Santo Graal per da arrivarci, quindi niente, ci mettiamo in moto. E ho già visto che ho beccato proprio la giornata del raduno di mezzi agricoli qui a Foggia. Niente, iniziamo questo itinerario. Ancora ragazzi, qui poco a nord della chiesa del centro di Foggia c'è questa indicazione che è il sentierotto 60, precisamente quello che dovrò seguire io. Avevo visto che segnava 26 gradi il termometro, ma non pensavo sinceramente fosse così intenso. Quelle lasagne qua sul collo. Precisamente il mio itinerario oggi sarà quello delle Melete Interno, che percorre praticamente le varie cime. Infatti è quello con meno chilometri di lunghezza, però più dislivello e più tempo di percorrenza. Monte Castelgommerto, Monte Fior, Monte Spil, Monte Miela e dopo ritorno per il sentiero qui, questo che sto già percorrendo ora. E niente ragazzi, che dire, iniziamo questo percorso e via che si sale. Guardate intanto che panorama si staglia già ora dinanzi ai miei occhi. Qui sotto vedete Foggia, paese. Bene ragazzi, finalmente sono uscito da questo incubo verde chiamato Erba Alta. Adesso, vedete quel simbolo, proseguiamo sopra di qua. Monte Fior, proseguendo su per di qua. Ancora là, lì dove c'era il cippo era il punto più alto del Monte Spil. Prossima tappa Monte Fior e dopo Castelgommerto lì al centro. Guardate che stupendi quei sassi, ragazzi, illuminati dal sole. Ultimi metri prima della vetta del Fior. Sono ragazzi, al contrario delle altre volte che scendevo giù per la cresta. Fanno questo sentiero che scende, curva e poi prosegue per di lì e va a finire al monumento. E guardate che bellezza di città di roccia. Praticamente tutta la montagna è fatta di sassi arrotondati come in altri video del Monte Fioro. Veramente spettacolari, ragazzi. Qui ragazzi siamo a Selletta Stringa,
Vedete le varie indicazioni, Montefiore, le altre tappe che ho già fatto prima e 5 minuti al Monte Castelgomberto. Uno spettacolo camminare sulle città di Roccia, ragazzi, veramente. Opa. Ecco qui, ragazzi, arrivati in vetta. Pausa pranzo, ragazzi, alle 16:50. Qui all'ombra, ai piedi del monumento del Castelgomberto. Bene, ragazzi, adesso riparto. Adesso percorrerò un sentiero che mi farà evitare di risalire per poi ridiscendere dal fiore dello Spil. Ho visto un sentiero che corre lungo la conca qui e appunto percorro questo. Qui ragazzi, la mitica bandiera di Quattro Amori, caratteristico della Brigata Sassari. E adesso io ritorno su a sinistra per di qua. Ecco ragazzi, sono arrivato alle macchine, come vedete, sono le 18:06 e il contropasso segna 17.000, al netto di 2.000 passi stanotte fa festa, quindi diciamo 15.000 passi sono l'equivalente di circa 11-12 km. Ragazzi, qui da Foggia è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, l'escursione, beh, non male, soprattutto nella parte alta, però la parte da metà in giù, diciamo, con l'erba alta un po' rovinato, diciamo, vabbè, non voglio fare da mentone. Ragazzi, niente, sono contento di aver fatto un'altra meta di quelle che mi ero prefissate e noi ci vediamo al prossimo video.